prima mostra che un'istituzione italiana dedica al lavoro di David Malíković, che è un artista di origini croate, nato nel 1973 ed è anche uno, come dire, degli artisti più rappresentativi della sua generazione. Insomma, se guardiamo il curriculum di David, vediamo che ha avuto sin da subito un'attività espositiva molto intensa, molto generosa. Sources in the Air è un progetto che la GAMEC ha sviluppato insieme a due importanti istituzioni europee, una è la Baltic di Gateshead e un'altra è il Van Abbe Museum di Eindhoven, che hanno ospitato precedentemente questa che è appunto poi la terza tappa di un progetto itinerante. In realtà l'idea alla base di questo progetto era quella di mostrare 10 anni di lavoro di David Malíković. È un'idea che poi ha informato, come dire, il modo in cui questa mostra si è relazionata a ciascuna delle architetture, a ciascuno dei contesti istituzionali che l'hanno ospitata. Infatti nel caso della GAMEC c'è, così dire, questa sorta di compressione, cioè nel senso che molti lavori presenti nelle altre istituzioni, che nelle altre istituzioni erano stati allestiti individualmente o in sale in cui c'erano delle relazioni tra le singole opere, qui sono stati, come dire, quasi riuniti su quella che è una sorta di base che diventa un palco. And of course I did kind of smaller selection of the work, but it was idea to bring certain storage, you know, to kind of put them all together. In the same time you have like really strong activity between the works, but in another hand it's also work become mute because you cannot approach them because they have been kind of the gut, everything is happening on one platform. And I think this is this kind of biggest changes of this exhibition, and it's big difference of first two venues. Quello che David Malíković fa, che è lavorare molto non solamente sulla storia e sulla memoria, ma anche e soprattutto su come noi conosciamo la storia, su come noi registriamo la storia, su come noi la trasmettiamo. Tutto questo diventa nella mostra La GAMEC appunto una sorta di rappresentazione scenica sull'atto del vedere e sull'atto del mostrare. Cosa che è poi rinforzata dai lavori a parete, che invece sono questi collage dove tante immagini di lavori precedenti sono tra di loro sovraimposte, come a suggerire ancora di più questa sorta di intasamento dei dati, cioè questa sorta di stratificazione della memoria. E l'ultimo lavoro in mostra è appunto invece questo, come dire, omaggio ai 40 anni di lavoro e di avventura sia artistica che umana di Massimo Minini, che è la Galleria di Brescia che rappresenta l'artista in Italia insieme a T293 di Napoli, per la quale David Malíković ha appunto costruito questo display che riunisce una serie di materiali legati appunto alla passione di Massimo Minini per l'arte, al suo lavoro sia come gallerista ma anche come amico degli artisti e come collezionista nell'arco degli ultimi 40 anni. One of the work on exhibition is this umbrella, like temporary projection. It's work from 2011. But it was really important for this work. It also is, he's not changing so much. It's just you cannot approach them completely. But in the end, you never can approach this work properly because it's the all works is happened behind this equipment for the shooting. This is one of the work. It was kind of many works, but it was deal with this. The topics what I deal that time, and one of the works it was really like this one, who is really dealing with like intimate space of the artist and what it's mean and what is happening when it's become really exposed, and it's kind of going very well with this exhibition, but it's also posing the question about, in the general sense, about what it's mean to be retrospective.